Ora allo sport con il volley, la grande vittoria della Bartoccini Forti Infissi Perugia nella semifinale di Coppa Italia. Saranno dunque le Black Angels a sfidare Busto Arsizio nella finalissima del 18 febbraio. Luca Pisinic. Non c'è due senza tre la Bartoccini. Forti Infissi Perugia supera per la terza volta in stagione le friulane del Talmassons, due volte in campionato e ora in questa semifinale secca di Coppa Italia di Serie A2, raggiungendo Busto Arsizio nella finalissima in programma domenica 18 febbraio a Trieste. Un Palabarton vestito a festa nonostante la serata infrasettimanale ha trascinato letteralmente Sirressi e compagne alla conquista di uno degli obiettivi stagionali delle magliette nere. Magliette nere che partono subito in quarta sfruttando anche i tanti errori in attacco delle loro avversarie. La forbice a un certo punto è imbarazzante, 21-10, il set si chiude senza storia 25-15. Buona la pressione perugina imbattuta, alla fine i servizi vincenti saranno 8 in totale, ma fare la differenza è soprattutto l'alta percentuale in ricezione che favorisce un immediato cambio palla e così nonostante la reazione ospite anche il secondo set delle Black Angels, 25-20 lo score. Troppo forti le ragazze di Andrea Giovi, non si concedono alcun rilassamento anche nel terzo parziale, andando a chiudere 25-21 con la colombiana Yvonne Montagno, top scorer del match, autrice di 13 personali. Presidente, si va a Trieste per la finalissima, grande soddisfazione. Grande soddisfazione, per noi è un risultato storico, è l'obiettivo a cui avevamo puntato, adesso essere già lì è un successo, punteremo a fare l'emplendi, cercare di vincere fino in fondo, insomma, per un obiettivo per noi storico e importante.